Bentornati ragazzi qui da Debrus Gamer. Oggi iniziamo una nuova serie con Enlisted. E in pratica giocheremo, a Dio piacendo, con la Germania. Non mi chiedete perché, ma Seconda Guerra Mondiale per me è l'asse. Comunque, in pratica, in poche parole, diciamo, questo gioco è un MMO, Seconda Guerra Mondiale, in cui noi ci troveremo a gestire, a differenza degli altri giochi MMO di Seconda Guerra Mondiale, un'intera squadra composta all'inizio da 5 persone, e man mano che faremo esperienza e altro potremo sbloccare, come potremo vedere nell'upgrade qui. Squadra upgrade, possiamo aumentare la possibilità di fare molti punti esperienza, aggiungere radiofonisti, ingegneri, cecchini o addetti, potremmo aggiungere altro staff alla nostra squadra fino ad aggiungere altri potenziamenti speciali, anche personali, perché andranno attribuiti o che verranno attribuiti in automatico ai vari soldati, e il potenziamento delle armi, degli armamenti e anche il potenziamento del loro smantellamento. Nel momento in cui noi andremo a eliminare, a smantellare un'arma, potremo avere dei componenti in più rispetto ad altri, andando ad ampliare questi upgrade. Io l'ho già iniziato e ho sbloccato alcune divisioni, fra cui adesso andremo a vedere nel management delle divisioni. Ho sbloccato la Panzer Division. No, di regola dovremmo partire, però non mi ricordo più quelle basilari quali sono. No. Oh, le basilari sono, adesso ve le dico subito, la 914 Granatieri tedeschi, 894 Reggimento Granatieri, un altro, il 116 Panzer Cognizione Battalion, la squadra di ricognizione tedesca. E in questa scheda sulla destra i fucilieri, il battaglione di fucilieri, cioè cecchini, la squadra di cecchini. Andremo a sbloccare, che ho già sbloccato io, ingegneri e l'aviazione. Però non uso cecchini e aviazione perché mi trovo un po' scomodo qua. Mi sono molto specializzato in questi quattro reparti. E lo stesso anche con gli Stati Uniti, con gli alleati, soprattutto americani in questo momento, o in base alla campagna che noi andremo a scegliere, perché noi potremo scegliere. Ah, e poi questa è la scheda della campagna, che in base ai livelli e ai potenziamenti che faremo, e le esperienze che avremo, possiamo upgradare e sbloccare nuove divisioni. La divisione lanciarazzi, scusate, lanciafiamme, sì. Un'altra divisione granatieri, questa per americana, altre divisioni aeree, come qui. In quelle tedesche sbloccheremo lanciafiamme anche qui, altre divisioni granatieri però con fucile del 1943, che me lo ricordo, non lo pronuncio, cioè non me lo espongo come si chiama perché non lo saprei dire. L'altra squadra premium, però penso che si acquisterà con punti premium come scritto. E andare avanti così via, troveremo le altre. Ho saputo che hanno aggiunto una nuova map, nuove mappe, nuove campagne. Prima erano disponibili soltanto Normandia e Mosca. Ora hanno aggiunto Berlino e Tunisia. Iniziamo con la Germania. Primamente useremo la Germania, lo ripeto se non l'ho detto prima. E iniziamo con Berlino. Avremo la Panzer Division. Dimenticavo. Ogni qualvolta cambieremo un nuovo scenario. Dovremo ricominciare da zero in quello specifico scenario. E avremo, se non mi sbaglio, squadre specifiche di quegli anni. Ma penso che sto sbagliando. Di un po'. 1948, fucili, armamenti. Panzer, Panzer, Panzer. A grandi linee sembrano armamenti. Vabbè, a parte l'MG42 che entra un po' più avanti. Partiamo in pratica, se non mi sbaglio, con i principali. Con armamenti che si potevano trovare soltanto in quel periodo. Come, vabbè, in effetti, la squadra carri. C'è già il Panzer 4, divisione granatieri. Con i loro armamenti, che non riconosco. Ma se mostra. E un'altra squadra di Volkssturm Compagnie.
Ah, due Volkssturmkompanie. E avremo anche i russi in questa battaglia. Iniziamo però, ritorno all'invasione di Normandia, perché faremo con questa, o anzi con voi voglio iniziare direttamente, la battaglia di Berlino. Nuovo scenario, nuovo gameplay. Devo guardarmi i tasti perché non mi ricordo. Ah, ok, con cambio. Esco fuori, torno dentro perché non so uscire. No, per uscire, no, non uscire. Mitra. Corretta. Vai, vai. Cambia. Ah, per cambiare munizioni, R sparo con la barra attrezzatrice. Dai, che arrivo nei 10. Peccato che quel King Tiger distrutto. Sarebbe stato un potere. Vai, 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 vai. Posso dire che graficamente non so che punto o a che qualità abbia messo su questo posto, perché sono partito direttamente dall'alto panico. No, ok, con destro si zooma, l'ho visto uno che sta di là, però non mi servono, non ci sono carri, quindi. La zona, che cavolo! È fuori uno! Può aumentare! Ma che cosa! Dai, dai! Usciranno solo quasi. Ah, qua dentro, sì! Dai! Ok, no, dove? Dov'era? Usa il kit medico, vai. Dai, ma non è vero, da nessuna parte è apparso. Da dove cazzo è uscito? Ah, eccolo. Con il son si switchano i membri, si spostano i personaggi. Cambiamo i nostri soldati con l'Ipson. Forse è meglio. Ora non mi ricordo come dare gli ordini perché devo dare una revisione ai comandi, ammazza che è per. Ah, eccolo! No! Mannaggia, chi ti ha visto? Scusate la terminologia un po' partenopea, ma non lo sono. Meglio spostarsi da questa parte. No. Ok, ordine con la X attivo gli ordini. Ok, mi ricordo. Proviamo a fare qualche task. Andiamo a prendere la postazione. Panico, lag da panico. Ok. Uscirà qualche russo da qualche parte. Ma come?
Vai, 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 carica, 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 carica. Li ho visti. No, dai, gli ho sparato prima io, non è vero. Ma va cagà. Non lo sapevo. Carino. No, di qua la posizione, che cosa. Adesso la posizione è qui. Ma dove? Bel ok. L'ho provicchiato e andai avanti qualche punto. Ho fatto qualche livello in avanti nella battaglia di Normandia. Non dite, però non ho. No, è cambiato molta roba, è cambiato. E devo riprendere ovviamente anche la mano. Fermo che l'ho visto. Dai, che l'ho preso in fronte. Oddio, corri. Dove? Ma perché non corre? Mako. Liscio, no, mi ha preso, però non lo vedo, non li vedo, non li vedo. Dai, ma non l'ho preso. Ok, questo l'ho preso. No, ho preso il muro, ma siamo seri. Ritirate, ritirate da lì. Preso? Morto? No, trasferito. No, dove? Panico, panico, muro, 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 muro. No, la canzone, muro. No, ma dai! La missione l'hanno già occupata tutte quante. Oh. Abbiamo perso i punteggi da poter ottenere armi difesa, corazzate. Dai, siamo al penultimo punto. È troppo reale, anche con i russi, Cioè, impossibile. Sant'Agata. Scusate il dialetto. Sant'Agata. Questi arriveranno dalla sinistra. Piazziamoci qui. Dai, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Switch, switch. Ah, non si può restare di qua. No. Ma dove? Stavo giù, da dove cavolo è che è uscito? Mo' attraparsi ai muri. Col 5 uso la granata, questo lo so pure io. Beh, a proposito. Dopo tipo di tiro una granata, è arrivato col mitra. Vuol dire che la mappa della Normandia la trovo anche più bella, diciamo. Beh, quella della Normandia, parer mio, esperienza mia, è molto più trinceriamoci, tattica,
Dai, sta là dietro, sta là dietro, l'ho visto, l'ho visto. Pezzo di merda, t'ho visto. Dai, avanzate, porca miseria. Tiro di una granata, vai. No, ma cavolo, l'avevo visto che stava di là. È come un deficiente e non vado ad ammazzarlo. Ah, come siamo messi in classifica? Sesti? È brutto, 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 brutto. Da. Per avere la panza di visione, la visione sul supporto, per avere la visione di supporto, hanno chiamato l'artiglieria, ragazzi, da questa parte. Non troppo di là. Oh! Aspetta, aspetta. Oh, aspetta. Siamo in 20? Da, ma l'ho preso. Da. Da, ma dove? Siamo a... dovevo difendere il bunker di Hitler. Ma mi ricordo un certo film, mi ricorda. È un meme continuo anche. Peccato. Abbiamo perso. Allora, ragazzi, siamo ritornati. L'altra partita l'abbiamo persa. E sono arrivato decimo. Però fa niente. Abbiamo sbloccato la il nuovo corpo. Il corpo di squadra di Cecchini. Quindi Cecchini. E dobbiamo conquistare una stazione ferroviaria stavolta. Penso sia la riconquista dopo l'invasione sovietica. Abbiamo 1000 soldati, se non ce la facciamo. Facciamo veramente cagare. Preso. Ma da no. Ma con quale cacchio di enfasi mi ha ammazzato proprio, eh? Ma in che modo poi? Ok, approfittiamone ora, via, 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 via. Andiamo a cagare. No, 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 no. Ah beh, ok, dovrei farmi una vista oculistica, sinceramente. Beh, in effetti non era deficiente quello là, eh. Ma co... Ma ok. Ok, andiamo, va. Allora, proviamo la tattica di avanzamento col mitra. Ce n'è uno là che l'ho visto. Ma... Beh, in effetti col mitra voglio prenderlo io, ma va a cagare, va. Oddio, oddio, copertura andata, panico, panico, no, niente panico, vai. Ah. Dai, ho preso il ginocchio, ah bello.
Vai, vai. No, che sfiga, volevo salvarlo. Stai sentendo il botto, mi sa, eh. Non mi ditenderla. No, ma dai, da dove? Penso che qualcuno mi abbia sparato. Ma non ne sono sicuro. Allora. Ok, da lassù c'è qualche cecchino. Ok. Mi sa proprio che non m'ha visto. Dai, ma che, ma siamo seri. Che mi ha visto? No, non mi ha visto. Cioè, il carro mi ha preso dal ponte, via, che mo arriva l'aereo. Arriva l'aereo. Ragazzi, arriva l'aereo. Che ho detto io? Che sfiga, però. Questa è sfiga da grande, ma quanto il ponte di Brooklyn. Ma veloce. E dagli. Amo, 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 amo. Panico, panico, panico. Andiamo, andiamo. Ah, non è stato. Intanto vi dicevo. Con la partita precedente ho sbloccato la squadra, questa qua, Cecchini. E ho potenziato le altre squadre che ho fatto molta esperienza. Ho aumentato il numero delle squadre, anche la possibilità di fare molta più esperienza durante le battaglie. Quindi da potenziarli subito. Ma come? No, l'ho preso! Conosci la tua madre, dove si trova? Lavora a eccoli! L'ho riconosciuta, era quello che stava poi in Polonia, stava! No, dove? Peccato! Ok! Proprio cecchino l'ho preso in fronte. One shot. Ma va come scendere, che stavo in montagna. Preso. Ma guardalo là. Ma preso e morto. Dai, dai, dai. Esci fuori, tira fuori la capoccia. Prova la capoccia. Dai, dai. Veloce, veloce. Dai. Fa perdere tempo. Eccolo lì. Preso. Aspetta, no. Ah. Preso, è morto. Aspetta che ne sta un altro. Aspetta. Tutto visto. Preso, morto. Però meno male abbiamo finito. Ok, avanziamo. Abbiamo preso una posizione. Ma dai! Ma che? Dai, l'ho visto che sta all'entrata, stavo dicendo l'entrata. Che italiano è? All'entrata. Zio, non si capisce nulla in tedesco.
Dai, dai. Sembra la campagna di Cold, sembra. Ma che a me piace un po' di... No, di niente. Nulla. C'è nessuno. Oh, cado. Ehia. Qualcuno se la sta godendo, eh. Mi hai fatto perdere un colpo, Tool. No, l'ho visto. Spostiamoci, ragazzi, perché qua c'è un cannone della Madonna. Dai, non dirmi che non è morto. Ma l'ho preso. Ecco, ma che culo però, dai, ma non si può. Non ci credo. Pa. Vabbè, ed è per sicurezza, eh. Mi sparavo una cannonata in faccia. Poi come gioco, sai che se ti becco in giro ti metto sotto con la macchina. Di dove sparo? Che hanno murato le vetrate qua. Da qui, guardala. Dai, preso. Sì, vabbè, torna domani a scuola di... Sì, ok. Non ti emozionare, non ti emozionare. Fermo! Preso! Dai, dai, dai! Sì, però, porca di quella vacca. Andate a prenderlo. Sto a 20, però è buono. Ok, l'ho messo al massimo col mouse, la sensibilità. Dove andare? C'è o no? Non c'è nessuno. Ok, principalmente l'ho visto. Ma da, non è morto. Serio? Guardalo qui. Che guardalo là dov'era. Venite con me. Ma dove... Perché mi escono tutti davanti alla faccia? Grazie a te che non c'è fuoco amico, se... Vabbè, mi sa che c'è però col cavolo che lo faccio, non sono deficiente che mi faccio... Buttare fuori, l'ho visto! Dai, che l'ho visto! Dall'alto? Preso! Sì, dall'alto, l'ho visto, Sì, però, porca di quella...
Ragazzi, è finita. È finita per oggi. La concluderemo qua con la nostra sconfitta. Cambiamo un po', se riesco a fare una parola, amica. Ci vediamo alla prossima.